È un vero e proprio laboratorio di idee progettuali dove l'offerta incontra la domanda, e questo è il messaggio lanciato nel corso degli Stati Generali delle Regioni del Mezzogiorno a Catanzaro sabato 30 giugno, ai quali hanno partecipato oltre 1200 persone, i governatori di 5 regioni del Mezzogiorno ed i rappresentanti delle università. I lavori sono stati aperti dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il calabrese Antonio Catricalà. Questo è il luogo dove le idee progettuali si incontrano e danno vita ad uno scambio proficuo tra offerta e domanda. Sono idee del Sud e per il Sud, ha affermato Catricalà. L'associazione Italia Camp, che ha organizzato la manifestazione, ha portato alla selezione finale 16 idee progettuali realizzate in ogni singola regione del Mezzogiorno, partite da giovani che intendono intraprendere la strada imprenditoriale. Dei 16 progetti, ogni presidente di regione ne ha selezionato 2 che saranno inclusi in un pacchetto per il Sud da portare al governo Monti. Il Sud è una grande risorsa, ha aggiunto Catricalà, e spetta a noi fare valere le nostre ragioni. Vorrei ringraziare i rettori presenti e con loro tutte le università che hanno collaborato a questo importante. Italia Camp, diceva il presidente dell'associazione, quello effettivo, è un luogo in cui le idee si incontrano con le offerte, con la domanda. In realtà io voglio dire che qualcosa in più. Italia Camp è un luogo del pensare, è un luogo del fare. Abbiamo sentito l'esempio della società a responsabilità limitata per i giovani, basta 1 euro oggi per costituire questa società, abbiamo avuto qualche ritardo di attuazione perché era necessario alle 8 e adesso sono 800, più di 800, 1000, 1200. Il presidente di Italia Camp, Fabrizio San Marco, ha ricordato come gli Stati Generali delle Regioni del Mezzogiorno sono l'occasione per confrontarsi su progetti concreti. Pensiamo infatti ai tanti progetti che ci sono arrivati e che ci illustrano tante possibili iniziative imprenditoriali. Centro Sud che pensa, un Centro Sud che vive, un Centro Sud che reagisce, un Centro Sud che propone. Lo propone non solamente a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Infatti noi abbiamo voluto appositamente dedicare questo evento agli Stati Generali del Mezzogiorno d'Europa, quindi raccogliamo idee, raccontiamoci le migliori idee delle nostre regioni, ma proviamo a valorizzarle a livello internazionale. Il nostro pensiero conclusivo è avanti tutta, avanti tutti, perché crediamo che ci sia ancora tanto da fare e siamo solo all'inizio, ma noi ci siamo e continueremo ad esserci. Grazie. Protagonisti del confronto, che prevedeva un massimo di 5 minuti per ogni intervento, sono stati i 5 presidenti delle regioni del Sud presenti agli Stati Generali, ovvero Stefano Caldoro della Campania, Giovanni Chiodi dell'Abruzzo, Vito De Filippo della Basilicata, Angelo Michele Iorio del Molise e Peppe Scopelliti della Calabria. 7 regioni del Centro-Sud qui presenti oggi, quali sono le conclusioni di Peppe Scopelliti? Ma un evento importante e soprattutto un messaggio nuovo, un messaggio che tende a rilanciare la speranza dei giovani del Mezzogiorno e a dimostrare che in questo paese, che oggi vive un momento di grande difficoltà, di ritardo e anche di scollamento, il Mezzogiorno può rappresentare la fase, diciamo così, importante da cui partire per mettere in campo delle azioni estremamente positive, come quelle della creatività messa in campo dai nostri giovani che saranno premiati in questa giornata. Confronto odierno con il sottosegretario Catricalà. Antonio Catricalà è sicuramente un personaggio di primo piano, lo era ieri, lo è oggi, che svolge un ruolo importantissimo nella sua qualità di sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. È un uomo del Sud, è un calabrese e questo per noi può rappresentare sicuramente un motivo non soltanto di orgoglio ma anche potrebbe rappresentare un vantaggio. Il suo grande equilibrio, la sua grande saggezza, la sua grande professionalità rappresentano per noi un punto di riferimento importante in questo governo.